grazie per il privilegio di ricoprire la tua carica. Prima di dare la parola al prossimo relatore, vorrei giusto far fare un cenno a Francesco Luciani Pietro per l'organizzazione della mostra che probabilmente, salendo qui, avete visto. Prego, venga pure. Adesso per spiegare un attimino il motivo, perché è un'iniziativa all'interno di quella che è la settimana dell'Europa della mobilità, che è la mostra di Trenini qui sotto, che sarà accessibile finito il convegno, per cui invito chi vorrà e tutti. Ma prego, lascio la parola. Buongiorno a tutti, grazie per l'intervento. Noi con questa mostra che siamo qui sotto abbiamo portato i modellini di tante associazioni, di tanti privati, e promuoviamo anche il nostro museo. E con il nostro museo noi promuoviamo appunto quella che è la mobilità sostenibile e il trasporto combinato, ovviamente legato nel nostro caso anche alla ferrovia più macchina, ferrovia più biciclette, un po' più sulle lunghe distanze, non solo per il turismo. Quindi vi invito alla fine di questo congresso a visitarci, a guardare questi modellini che faranno tornare molti di voi bambini e a prendere il volantino del museo per poi venirci anche a trovare nella sede dove abbiamo la parte storica oltre che quella ludica che vedrete appunto qui sotto. Vi ringrazio, buona continuazione, grazie Assessore. Grazie. Il piano regolatore può innovare a illustrarci le